coro Verdi Note con Orazio Raele. Prego Orazio. Io sinceramente quando ci siamo visti con Graziella, no? Che comunque mi ha detto di questo evento e tutto, ho saputo che comunque lei ha scritto diverse poesie e tutto. Poi comunque ho visto con le scalette il tuo nome e con l'opera La voce di un bambino, e Graziella mi fa: questa poesia l'ho fatta io, l'ho scritta io. Come mai comunque tu hai scelto la poesia di Graziella? Non lo so, perché esprime un'emozione forte. Mi piace questa emozione. Ho capito. Io sinceramente non l'ho mai ascoltata, quindi ho il piacere di sentirla recitare da te. Ci tengo a aggiungere una cosa: questa poesia l'ho scritta in merito a un concorso indetto della Consulta Giovanile Sotto lo Stesso Cielo, dove fra l'altro ho vinto il terzo posto. Quindi questa poesia ha come tema il dramma dell'immigrazione. Sono contenta che Orazio ha scelto la mia poesia, anzi sono fiera e orgogliosa che la legga lui. Grazie. Sono un bambino in tenera età, a cui è stata tolta la felicità, la speranza di avere una mamma e un papà, una casa, un cane e cibo a sazietà. Ho camminato tanto e le mie scarpette non sono più nuove. I miei sogni ha mangiato anche le suole. Nessuna carezza sul mio viso, ormai è spento ogni sorriso. Intorno a me solo fumo, guerra e orrore. Dov'è quel mondo chiamato amore? Perché sono nato dalla parte sbagliata della terra? Una gioia non mi viene mai regalata. Le mie lacrime sono salate più del mare e la mia mente continua a immaginare un mondo bello, fatto a colori, non di morti, guerre e orrori. Non di fame e corse senza fiato, ma di dolci e zucchero filato. Molti bambini buttano via i loro balocchi, mentre a me brillerebbero ancora gli occhi. Per un gesto ricevuto all'improvviso, come un lampo che spunta in un cielo terso. Non lo so cosa Dio ha voluto per me, ma sono sicuro che non potrò mai essere come te. Non ho pelle bianche e riccioli d'oro, ma capelli ebano e mani come il petrolio. Non ho un lettino su cui riposare, ma un giaciglio di paglia che odora di mare. Ho visto un angelo nero che voleva portarmi via, ma forse non era giunta ancora l'ora mia. Qualcuno ha voluto tenermi qua giù. Spero proprio, amico mio, sia tu, l'angelo vero che mi viene a salvare, mi toglie la paura e mi porta a giocare. Se questa poesia non ha vinto, non si è classificata, però è stata letta e ha avuto diversi riconoscimenti, quindi ho avuto il piacere adesso di riascoltarla e mi sono di nuovo emozionata. Grazie, va bene, andiamo avanti. Quindi diamo spazio anche a lui con il canto. Bravissimo, grazie. We don't need you.
sia come poeta che come cantante. Andiamo avanti, adesso è il momento di una donna, Valentina Luciano. Con Valentina ci siamo conosciute nel Carnevale Volese dello scorso anno, è una poetessa volese, scrive poesie bellissime, tanto che ha sempre preso il podio, si è sempre classificata nei primi tre, quasi sempre seconda, terza, anche perché è brevissima. L'ho conosciuta appunto in vista del Carnevale Volese e proprio stasera infatti ci reciterà una poesia che ha portato per il Carnevale, giusto? Con questa poesia tu hai ricevuto due premi, vero? Uno speciale e poi il terzo posto. Ok, allora adesso le lascio il suo spazio, Valentina Luciano con l'opera Femmini Semo. Ogni anno non so come cominciare queste poesie che avevo voglio contare. Le notti comincio a scrivere e pensare e finisce solo quando uno sole mi viene a guidare. Stanno una pensata mi è venuto, delle femmine voglio parlare e sta cosa mi è piaciuto. Quanto tempo ci ha passato, lo nostro Signore ne ha creato. Amore, rispetto, onore e forza ne ha donato. Femmine forti e belle ne ha disegnato. E il tuo solo può sapere il nostro futuro o il nostro passato. Come un albero che ci è andato e se non lo vuoi pesce storto e malocommenato. Ha concedato denaro e bellezza e con campare aria e sulla monnezza. Femmine siamo e contenta massire, ma non perdeva mai l'onore per quacciolere. Chi se c'è tuo uomo ne vanno cercando, cadisa a gonna e te vanno sparrando. Di tutti gli uomini, male non voglio parlare, perché ci sono chi di tinte e chi di la corona se muore si vanno buttare. Siamo femmine e ne vanno sottovalutare, ma così su la mattina presto per dire a ciavagliare. Magari la patata si cala una catina e con l'uomini se su sono a capimatina. Sulla cussista uscì a cavante potevamo buttare, sole non avete paura, che ce la potevamo fare. Con l'emozione stadio magari ci manno, a così mi piglia ogni anno. E ora invece di ridere a casa pensate, a vostre femmine, come, ogni lassate. Sta femmina troppo buona fu creata, carinurdu vuole essere malaccettata, viene tintata di lutentature, ma non c'è potenza umana se le so grazie non vengono toccate con amore. Appena la veloce, magari all'oriaolo farò svegliare, apre le finestre, uscietta, e l'usula comincia a chiamare. Minuto, non si fermano tutta la giornata, non si assetta manco quando è malata. Lava, stenne, cuoce, stira, e se ci cerchi in soldo, ti ricevono una manalira. E per 9 mesi, sta nascenza e non ce l'avanza per buttare, non si lamenta, manco quando apre l'ora di raccattare. Perché sape che un figlio è l'uriano più bello che l'uomo ne può fare, e con figlio non ne può avere come a superare. Solo di sta cosa ne potevamo lamentare, ma sempre femmine siamo e vado a ricordare. Ne ha visto cose le femmine ricordare, ma sta poesia è di finire, e spazio all'auce di dare. Ora l'ultima cosa ci vado a fare dire, che magari io sogno femmina, e statemi tutti a sentire. A femmina manco con giuri sa toccare, perciò che la di mano in dei sacchetti vado a infilare. Perché se devo sfogare, non c'è bisogno che ascolti con una femmina, che occa c'è per parlare. Bravissima! Poesia fa venire la pelle d'oca, veramente brava e auguri per tutto, bravissima Valentina. Andiamo avanti con un altro poeta, neanche fatto apposta, un altro poeta che ho conosciuto sempre in vista del Carnevale a Volese, il signor Raffaele Guccione. Quest'anno lui è stato il vincitore del Carnevale Diavola, l'anno scorso come prima esperienza. Sì, al terzo posto. Al terzo posto, quest'anno il primo posto meritato, e adesso ci presenta un'opera inedita. L'opera non può essere un caso. E se avremo tempo dopo, io spero che con i tempi rientriamo per sentire tutte le vostre doppie opere che avete presentato e sentiremo anche l'opera del signor Guccione che ha vinto appunto il Carnevale Diavola 2016. Prego. Grazie, Rosilla. Grazie, grazie. Non può essere un caso. Non può essere un caso l'universo. Perché anche se il cielo è poco terso, in uno sguardo nello spazio immenso è disperso. Non può essere un caso le stelle. Perché anche se le vedo, sembrano un pavimento di mattonelle ed è difficile trovarne due sorelle.
Non può essere un caso il sole, perché anche se volessi paragonarlo a delle viole, a descriverlo non ci sono parole. Non può essere un caso il mondo, perché anche al solo pensarci mi confondo e il mio respiro diventa molto profondo. Non può essere un caso il mare, perché anche sul suo mistero non mi voglio interrogare se poi con la mente devo lottare. Non può essere un caso la vita, perché la paragono a una linea tortuosa tracciata con la matita, anche se con un colpo di gomma è subito finita. Non può essere un caso l'amore, perché della vita è l'alimentatore, anche se non lo vivo con molto ardore. Non può essere un caso il bene di te, donna, che continua e si rafforza fino a quando sarai nonna, anche perché della famiglia sei la portante colonna. Non può essere un caso averti conosciuto, perché nella mia vita ti ho dato il benvenuto e tutto me stesso ti ho ceduto. Se non può essere un caso, allora una certezza mi affiora, cara signora. Sei con me perché la mia anima tuttora ancora si migliora, si ristora, si innamora. No, non è un caso l'universo, le stelle, il sole, il mondo, il mare, la vita, l'amore. No, non è un caso il nostro amore. Bravissimo! Ormai ci ha preso gusto, ha iniziato a scrivere poesie, però devo dire, bellissima questa, veramente bella. Complimenti, signor Buccione. A dopo allora. Continuiamo con un'altra artista, donna, la professoressa Pasqualina Di Pietro. Allora, come vi ho fatto vedere all'inizio, ci sono in regalo stasera queste due bellissime icone. Le poesie che reciteranno le professoresse Di Pietro sono collegate a queste due icone. Sono due opere di Monsignor Stagliano. Infatti adesso la professoressa Pasqualina Di Pietro ci reciterà l'opera San Corrado Eremita. Adesso tutto bene, professoressa? Okay. Benissimo. È tratta questa poesia dal libro di Monsignor Antonio Stagliano, Feritoe della Speranza. San Corrado Eremita, nostro amato e santo protettore, beato Corrado, di noto l'eremita, in festa ti gridiamo con tutto il cuore, custodisci e proteggi la nostra vita. Sono tante le fatiche, le difficoltà nel nostro quotidiano cammino. Imparerò dal tuo esempio l'umiltà, se ogni giorno ti sento più vicino. Nel buio delle molte amarezze, sii tu la nostra stella luminosa, nei tempi del dolore e nelle incertezze non ci manchi la tua cura premurosa. Le mie preghiere non saranno vane se mi metto generoso al tuo servizio, perché ai poveri doni tu ancora il pane e verso gli afflitti tu sia sempre propizio. Devoti veri in tanti a te accorriamo per godere del tuo fedele amore, giustizia, sapienza, pace ti chiediamo, San Corrado, nostro grande protettore. Un'altra poesia sempre di Monsignor Stagliano, sempre scelta dallo stesso libro, sempre in lei, e che spiega l'icona della
Madonna della Scala. Ok, allora, appunto, Angela Di Pietro con l'opera di Monsignor Stagnanò, Maria Scala del Paradiso. Maria Scala del Paradiso, Scala sei tu Maria, Scala del Paradiso, figlio amato mi sento, guardandoti nel viso. Grazie ti chiedo, custode della vita, e non mi vergogno se nel tuo volto ammiro quanto ardentemente sogno. Pace, amore, gioia in te io vedo, umile e implorante queste grazie ti chiedo. Scala per ascendere, spediti porti al cielo, scala per discendere, addio, togli ogni velo. Vergine madre, grembo di vera ricchezza, in te specchiare voglio la mia umana bellezza. Stammi vicina, proteggimi sempre, donna, sposa, sorella, e lo dirò a tutti, in te la vita è bella. Parlerò al mondo dei palpiti del tuo cuore, perché si sappia ora che Dio è solo amore. Solo amore è Dio, così tu squarci il velo e per questa via sei scala verso il cielo. Bellissima, complimenti e grazie di averci fatto conoscere queste opere di Monsignor Stagnanò che noi non sapevamo, grazie. Lasciamo spazio alla nostra artista Abiba.
mia bella dama, sono l'ombra della tua ombra, sono l'anima della tua anima, anzi la scintilla dei tuoi occhi verdi, così il rosso delle tue labbra, perfino il tono della tua risata. Anima. Mon. Anima mia. Anima mia. E questa è una bellissima poesia che io ovviamente ho, di cui ho letto la traduzione in italiano, però essendo anche molto breve vorrei che sentiste la versione in francese, recitata dalla nostra stessa Habiba. Grazie, grazie per la recitazione, grazie per quello che fa. Mon âme, ma belle dame, je suis l'ombre de ton ombre, l'âme de ton âme. Je suis le reflet de tes yeux verts. Je suis ton rouge à lèvres. Je suis aussi le ton de ton beau sourire. Je suis à toi, rien qu'à toi. Je n'ai aimé que toi, je n'aimerai que toi. Je n'aimerai que toi pour la vie. Sur mon dossier, sur mon cahier, sur mon livre, sur mon pupitre, j'écris ton nom, mon amour. Amina. Bravissimo. Artista tutto tondo, è una scrittrice, è una poetessa ed è un'attrice, è tunisina e ci tiene a precisare le sue origini. Negli anni giovanili Habiba era una giovane infermiera, si specializza nelle cure psichiatriche e in ospedale per i suoi pazienti ha iniziato a fare i primi spettacoli teatrali. Riscopre la sua passione per il teatro, tant'è che i suoi colleghi la spingono proprio a iniziare a studiare recitazione. E in quegli anni studia teatro ed è stata la prima donna regista in Tunisia negli anni 70-80. Voi capirete, in Tunisia diventare regista donna quale grande prestigio ha avuto. Nel corso sempre dei suoi lavori, della sua giovinezza, ha avuto il piacere di lavorare con Franco Zeffirelli in due pellicole, Gesù di Nazareth e Toscanini. In questi due film appunto Habiba si è sempre contraddistinta per la sua arte, con il nome d'arte Awatef. Ha tradotto diverse opere, perché lei scrive e traduce anche delle opere importanti di Jean-Paul Sartre e di Molière. E poi in quegli anni si innamorò giusto di un giovane rabbi, un giovane palestinese che poi morì al fronte. E lei, straziata dal dolore della morte del suo primo amore, arrivò in Italia. Arrivò in Italia esattamente a Siracusa da una zia e lì ha conosciuto suo marito. Suo marito, da bravo siciliano geloso, ci disse: ma quale artista, ma quale cantante, ma quale poetessa, da stare in plata rincia. Ma e lei, per amore di suo marito, ha rinunciato, ha messo tutta la sua arte, tutti i suoi doni nel cassetto. Questo fino a quando, suo marito è morto. Quindi lei, una volta rimasta vedova, ha detto: ma quasi quasi quel cassetto lo riapro. E così ha fatto benissimo a riaprire quel cassetto pieno di doni e di arte. Gioie e sofferenze. La vita di Habiba veramente è stata una vita piena di successi ma anche di dolore.
Dal 2010 fino ad oggi ha avuto tantissimi riconoscimenti per la sua arte poetica. In questi anni ha scritto anche due libri. Per non farsi mancare niente, è stata candidata anche come consigliere comunale di Siracusa. Ma ci tengo a precisare, ecco, gli anni in cui è stata premiata, gli ultimi anni, 2010 e 2011 a Noto nello spettacolo Sognando Baghdad, a Siracusa due volte in Piazza Minerva con le sue poesie al Teatro Greco nella giornata dei profughi. Poi lei non è nuova alla giornata della poesia, è stata premiata al Festival Internazionale della Poesia in Tunisia dal Ministro della Cultura tunisina. Lì ha ricevuto sempre i primi premi, proprio perché si contraddistingue anche per la sua poetica delicata. Ora ha presentato di recente due libri. Allora, il primo, La vita è moi, dove lei ha raccolto tutte le sue poesie dalla sua giovinezza fino ad oggi, e il suo secondo libro, presentato il 10 marzo, che si intitola L'abbraccio. Quindi vorrei fare un applauso per questa artista completa, ha vinto veramente per la sua dolcezza, ma soprattutto per la sua umiltà nei suoi lavori. Una cosa che magari non so se tu vuoi dirla, però io la metto fra parentesi come cosa. Habib ha superato una grave malattia. Adesso ai giorni nostri sembra quasi che ormai questa parola risuoni sempre più di frequente. E lei ha superato questa malattia con la forza, la tenacia che la contraddistingue, ma soprattutto c'è una particolarità: non le piace lei essere, come diciamo noi, compatita, dirimischineda. Lei è stata sempre una donna forte e non ha mai voluto fare di questa cosa un punto di forza a suo favore. L'ha sempre tenuto nascosto, ha combattuto questa malattia, l'ha superata, l'ha vinta e ha continuato a scrivere opere bellissime che tuttora la fanno vincere in diversi concorsi, e sono fiera di averla qui stasera. Grazie a tutti. Andiamo avanti. Grazie a voi, io sono commossa, sono felicissima. Io sono siracusana, però è nata un'altra cosa per me, Avola. Sono figlia di Avola anche. Vi voglio bene. Grazie. Milena Caruso. Adesso andiamo avanti con un altro artista, chiamiamo il signor Confalonieri Sebastiano.
Buonasera e benvenuto. Con il signor Pomponomiero ho avuto il piacere di conoscerlo per un'altra forma di arte che è la fotografia, in cui si contraddistingue. Tutte le bellissime foto che vedete di Avola sono opera sua, è un bravissimo artista. Stasera lo vediamo in veste di poeta, perché tanti, comunque, ho notato che tanti poeti sono anche vicini o all'arte musicale o alla fotografia. Benissimo, stasera il signor Confalonieri Sebastiano ci presenta un'opera dal titolo È mio quel rifugio. Prego. È mio quel rifugio. È mio quel rifugio dove le onde del mare carezzano gli scogli. È mio quel rifugio dove un passerotto mi offre soave musica, mentre all'orizzonte il sole mi annuncia la nascita di un nuovo giorno. È mio quel rifugio dove felice ascolto la dolce armonia che porti al mio cuore. È mio quel rifugio dove incontro il tuo sorriso, la mia gioia di vivere. È mio quel rifugio dove albergo vivendo dolci momenti, nell'attesa che finalmente possa un giorno dimorare in eterno, felice, sereno, ricco dell'amore che tu mi hai donato. Ed io ti ringrazio. Bravissimo, complimenti, bellissimo, molto dedicata questa poesia. Bene, andiamo avanti con un altro poeta. Un poeta e un brano. Benissimo, allora lasciamo spazio di nuovo a Ramzi. Prima non l'ho presentato a dovere, comunque Ramzi è un artista a tutto tondo anche lui, e adesso ci farà ascoltare un'altra delle sue opere. Ti lascio spazio perché lui sa presentarsi benissimo da solo. E grazie a Ramzi Harrabi che io mi sono rimessa a salire sul palcoscenico dal 2010. Grazie Ramzi. Grazie a te. Grazie. Allora, siccome purtroppo gli ultimi anni ci hanno segnato tutti noi con questi arrivi, con queste persone che purtroppo non ce l'hanno fatta ad essere qui tra di noi, io vedo tutti questi posti vuoti, facce di persone che sono ancora sotto l'autostrada fatta di sale di acqua nel Mediterraneo. La poesia si intitola Onde. Comunque io scrivo in arabo, tutte queste poesie che vi ho letto sono tradotte perché mi viene più naturale scrivere in arabo. Siccome la serata è già lunga, non volevo annoiarvi con... La prossima volta vi leggerò in arabo. Onde. Questa poesia è comunque una delle poesie anche che è stata premiata, viene letta ogni anno al Teatro Greco durante la giornata mondiale dei rifugiati, degli attori del Teatro dell'Inda. Onde. Onde a voi mi rivolgerò quando mi tradiscono. A voi mi rivolgerò quando non mi capiscono. Può darsi che mi proteggete dagli uomini o dal destino. O barche, andate avanti nel mare. Prima o poi troveremo il faro e sbarcheremo di nuovo in questa terra piena di spini che circondano le rose. Grazie. Abbiamo celebrato la giornata mondiale della poesia, quindi potevi anche recitarla in arabo. Magari non capivamo una mazza, però poi ce la traducevi. L'arabo, diciamo, è sentire in arabo. Comunque tra l'arabo e il siciliano non c'è troppa differenza a livello linguistico. Ci sono più di 500 parole siciliane che sono di origine araba, tra cui arruso. Arruso. Devo spiegare l'antropologia dietro qual è. Ecco. La parola arruso in arabo vuol dire la sposa. Non vuol dire. E noi invece la usiamo. E questo ci fa riflettere. No, no, intendo che nel XII secolo, quando gli arabi sono stati cacciati via dalla Sicilia, sono rimasti alcuni fagioli, ruffiani, i lecchini di Federico II, erano tutti maschi e dovevano sposarsi. Allora, per loro era la sposa e arrusa, per i sicoli, i cristiani, visto che la ragazza che sposò sarà il moro, era arrusa.
ci deve far riflettere questo. Ringraziamo Ranzi anche per questa spiegazione. Altre parole di origine araba, il sorbetto. Sorbetto vuol dire la bevanda in arabo, sharbat. Portogallo, l'arancia. Ah, sì. Altro, unne, dov'è? Unne, vuoi parola vostra? Sì, e camorria. E camorria, hai visto? La usiamo nel nostro dialetto. Però in arabo non si usa più la parola. La storia è troppo lunga. Camorria è un fastidio che viene a ciclo lunare. Ci siamo capiti? Ok. Camorria. Comunque il Dio vi vuole bene voi donne, è vero. E noi con gli uomini ha condiviso la parola, perché tutti i messaggeri di Dio sono maschi, è vero? Non possiamo negarlo. Mentre con la donna ha condiviso una cosa bellissima, la nascita. Le donne, dare la vita. No, ma ha condiviso un grande cosa con voi, siete via di voi. Grazie a voi. Cosa dovevamo dire? Ah, in arabo. In arabo, perché comunque. Ok, va bene. Okay. Va bene, comunque il mio prossimo concerto a Siracusa è il 5 aprile, perché vuole venire. È il 5 giugno nella Madonna delle Lacrime. Annunciati, dillo che sei un musicista. Va bene, è il 5 luglio con un coro degli Stati Uniti di New Jersey. Nove Nea si chiama, faremo un concerto interetnico. Io faccio anche musica, ho duettato con Katia Ricciarelli, ho cantato con chi altro, ho fatto lo stesso cartellone con Franco Battiato, mi sono divertito, con la musica mi diverto. Però mi piace volare. Basta. Ok, va bene così. Va bene, questa è l'ultima poesia, è una canzone che la canto come l'ho scritta il primo giorno, fa così. Ya mujlik nishkah zani, ya mujlik ngul wa shinaani, rubbama tifahimni, khir min al-bashar, rubbama tnajjini min ghadri al-qadar, ya muj. Yamush. Grazie. Bene. Bellissimo stasera. Momento bellissimo di intercultura. Thank you.